Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica.
Pace de Cristo, Dio vi benedica, bella e cara Chiesa di Torino e di Milano. Una grande benedizione essere presente oggi, domenica 6 di agosto 2017, dalle ore 5:30 dalla mattina. È una bella mattina. È un giorno permesso per il Signore e ringrazio al Signore oggi per questa bellissima opportunità di condividere un breve tempo insieme alla sveglia di questo giorno. Signore, ti ringrazio, Signore. Grazie, Signore, per questo giorno, Signore. Inizia da molto presto in questa giornata la mia comunione con te, il desiderio di dirti dal più profondo del mio cuore: tu sei il mio Signore, il mio Dio forte. Tu sei il mio pastore, Signore, e nulla mi mancherà oggi. Amen. Gloria al nome di Gesù. Fratelli, un caro saluto dalla bella città di Torino, specialmente per la Chiesa Antioca di Torino, OREP de Milano, per chi ascolta in la bella città di Genova. Un caro saluto apostolico, la pace di Cristo sia con voi in questa giornata. Il libro dei Proverbi, capitolo 6, del verso 4 al verso 11. La saggezza del re Salomone tocca un punto interessante nel mio cuore oggi. Leggerò Proverbi 6, dal verso 4 al verso 11. Non dar sonno ai tuoi occhi, né riposo alle tue palpebre. Disimpegnati come la gazzella dalla mano del cacciatore, come l'uccello dalla mano dell'uccellatore. Va dalla formica, o pigro, considera le sue abitudini e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Si procura il cibo nell'estate e raduna le sue provviste durante la mietitura. Fino a quando, o pigro, rimarrai a dormire? Quando ti scuoterai dal tuo sonno, dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia per riposare? Così la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. Pace di Cristo. Ovviamente c'è un contesto qua molto basico e semplice, un'allerta, un'allarma ovviamente alla pigrizia, ma in questo giorno questi versi toccano il mio cuore come un invito all'essere certamente sveglio a tutto ciò che accade intorno a noi spiritualmente, di quelle cose che io so, quelle cose che possono essere rivelate
e anche quello che desconosco, che non conosco. Quindi è l'invito a una vita spirituale come l'abitudine della formica, il diventare saggio nella nostra dipendenza sulla preghiera in ogni momento, essere attento alla preghiera, alla comunione con il Signore. Ci sono cose che accadranno nella giornata che sicuramente non capirò, sicuramente non sarò preparato, ma è qui in questo momento, al svegliarmi presto, al forse sacrificare lo che sembra o può sembrare un momento del riposo, ma prendere il tempo per ringraziare il Signore per la giornata, per provare di ascoltare la sua voce, se c'è qualcun punto che è importante per me capire oggi. Grazie Signore per questo giorno. Io prego che di alguna maniera questi versi del libro dei Proverbi possano toccare il tuo cuore per il Signore oggi. Prego per un glorioso culto oggi a Torino, a Milano, in qualsiasi città dove la sana dottrina e l'insegnamento apostolico sia oggi una realtà per Cristo Gesù. Dio ti benedica grandemente. Prego per un qualcosa speciale nella tua vita oggi. Un evento, un qualcosa che senza dubbio tu possa dire: la mano del Signore è qui, è con me, devo ascoltare, c'è un qualcosa in più che devo capire. E oggi è questa giornata per te. È importante, fratelli, il tempo di preghiera. Il Signore possa benedire la tua giornata grandemente. Pace di Cristo. Dio ti benedica. And feel the pride and the joy that he gives. But greater still, the calm assurance we can face uncertain days, Hovi. We can face uncertain days because he lives. Sing it with us. And because he lives, I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future.
don't know how great he is. We think we do, but we really do not. I know that a million years from tonight, we'll still be learning about his beauty, his glory, his greatness, his wonder. It's all in the name of Jesus. Happiness, it's all in the name of Jesus. Help and heaven, so much peace, so much rest, it's all in the name of Jesus. Oh, there's joy, there is gladness, there is forgiveness too, there is life everlasting and free. It's all that I've ever longed for, all I'll ever need. It's all in the name of Jesus. There's care, there's comfort, there's healing and grace, all in that mighty name of Jesus. There is welcome, there is pardon, there is a hiding, oh, a hiding place. It's all in the name of Jesus. There's warmth, sunshine, friendship so true. There is fulfillment and blessings untold. Oh, there is hope for every tomorrow and help for today. It's all in the name of Jesus. Sing it, children. And he'll show you the way. Jesus, oh Jesus, he's all that you need today. It's all in the name croce io starò con te.
contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati ha perdonato, ed io dichiaro: contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro: Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome, non c'è nessun altro come il mio Signore. O morto per me, al posto mio risuscito. Voglio stare con te.
cuore mio rapito hai con uno sguardo. Dolce amica, sposa amara mia, vieni e danza con me. Io ascoltando Radio Apostolica di Torino. Vi invitiamo a collegarsi al nostro sito web www.antioca.it.